Di cosa parliamo oggi? Come ogni TG Crime che si rispetti, di questi tempi non si fa altro che parlare di Denise. Lo so che ne abbiamo le palle piene, ma è giusto che io mantenga la mia promessa nei vostri confronti, cioè che vi avrei aggiornato ogni volta che ci sarebbero state un po' di informazioni croccanti. Io mi auguro che voi abbiate seguito più o meno la storia di Denise. Ho fatto riassunti 57 volte, ormai ce l'ho stampato nella memoria la storia di Denise, e ovviamente più andiamo avanti più riscontriamo errori che ho fatto facendo le live passate, ma non perché io sono stronza, perché non avevo queste informazioni e perché man mano che scoprono nuove cose le piste cambiano. Quindi se mi state guardando e avete visto i video prima e dite ma stai dicendo cose diverse, è per questo, è perché le cose avanzano, cambiano, mutano, l'evoluzione, il dinamismo dell'universo. Allora, Denise Pipitone, riassuntolone proprio così, Dunque, figlia di Pieramaggio, rapita, sicuramente rapita perché scompare il primo di settembre del 2004, si è sempre cercato sulla pista familiare, nel senso che si è sempre guardato... abbiamo sempre puntato i riflettori su la famosissima, ormai celeberrima villain Anna Corona, che è appunto l'acerrima nemica di Pieramaggio, perché c'erano delle dinamiche un po' del cazzo tra di loro, si stavano parecchio sul cazzo, perché la Pieramaggio appunto aveva generato Denise insieme a Pietro Pulizzi, che è l'ex marito di Anna Corona, quindi gelosie, invidie, minacce, c'è stato dello stalking, c'è stata... E quindi comunque noi ci siamo sempre concentrati su questa Anna Corona, sulla quale si erano concentrati anche 17 anni fa, quando scomparve Denise, però non avevano mai avuto abbastanza prove per incriminarla. Sappiamo, no, che questa donna era informata rispetto alle intercettazioni, che insomma sembrava che fosse a conoscenza delle mosse della polizia prima della polizia stessa, e quindi è rimasta sempre un po' torbida la situazione. Hanno fatto processo invece a Jessica Pulizzi, cioè sua figlia, che però è stata pienamente assolta per assenza di prove, cioè quindi non c'erano le prove che Jessica Pulizzi avesse effettivamente rapito Denise come si pensava dalla pista 17 anni fa. Ora, ci sono state delle novità rispetto soprattutto alle intercettazioni, delle quali abbiamo già parlato, che ci hanno effettivamente fatto concentrare molto su Anna Corona, perché queste intercettazioni provenivano appunto da casa sua e c'erano, no, le figlie che parlavano tra di loro e dicevano mamma l'ha uccisa Denise, però anche queste intercettazioni qui potrebbero non essere, portatrici del messaggio che sembrano portare, nel senso che potrebbero aver detto qualcos'altro, perché comunque veramente si sente malissimo come parlano, perché bisbigliano. Sicuramente il nome di Denise l'hanno fatto, sicuramente hanno detto mamma perché si sente, però io spero sempre di no, ma pare che Denise a quanto pare non sia stata uccisa, almeno non subito. E prove della morte di Denise non ne abbiamo, quindi per adesso stanno venendo fuori delle nuove testimonianze. Perché? Perché questa bambina è stata rapita in centro a Mazara del Vallo, in Sicilia, in giorno di mercato, quindi c'erano un sacco di persone fuori, quindi sicuramente qualcuno ha visto qualcosa e sicuramente in tanti sanno che fine ha fatto Denise, in tanti, almeno un gruppetto di persone, perché a quanto pare ci sono diverse figure che sono state complici di questo rapimento. Non è stata rapita da una persona sola, non è che l'ha presa Anna Corona, per dire, se l'è tenuta Anna Corona l'ha portata a Milano e Anna Corona l'ha consegnata nelle mani della Rom, no? Che abbiamo anche il video di Denise a Milano accompagnata da questa Rom, dalla quale le chiede appunto dove mi porti, no? E sembra sempre più veritiero che quel video sia proprio di Denise, cioè che quella nel video sia proprio Denise, ma ne avevano già la certezza perché la madre l'aveva riconosciuta, perché avevano fatto delle comparazioni con la voce, con l'accento, con tutte le misurazioni, no, delle distanze nel viso per vedere se era lei, ed è comunque sempre venuto fuori che era lei. Quindi bisogna capire come ha fatto Denise ad arrivare a Milano ed essere con quella Rom, cioè bisogna ricostruire tutta questa
pista qua. Pare che non è tanto che l'hanno rapita e qualcun altro l'ha rirapita, ma che ci sia stata una staffetta. Cioè, sostanzialmente, come spesso succede nei rapimenti di persona, i rapitori, proprio per non farsi sgamare, tendono a rimpallarsi l'ostaggio tra di loro per appunto seminare le piste, per non farsi riconoscere, per non lasciare, diciamo, per lasciare delle testimonianze confuse, cosa che infatti è successa. Però stanno succedendo delle cosine belle, ovvero insomma, con tutto questo intervento, col fatto che il caso è stato ufficialmente riaperto e con tutta questa pressione mediatica rispetto al caso, e con anche il fatto che comunque prima o poi, raga, mo la verità verrà fuori, cioè si tratta veramente di non so quanto, magari saranno anche mesi o magari anni, però verrà fuori, sicuramente verrà fuori, anzi io credo più mesi che anni. E quindi la gente che potrebbe essere un testimone, la gente che sa, secondo me comincia anche un po' a cagarsi dall'altra parte. Cioè, se hanno taciuto per paura fino adesso, perché sembra che sia stato così, perché adesso vedremo, ma pare che se la gente ha taciuto per così tanto un rapimento di una bambina così piccola, secondo me era perché il gioco non valeva la candela, nel senso che probabilmente avevano una motivazione forte per non parlare. E quale motivazione forte ci può essere più della paura, no? Quindi si pensa che magari queste persone non abbiano parlato per paura. Però sono passati 17 anni, magari la situazione è cambiata e quindi si comincia a fare un po' di pressa. E poi magari pensano, cazzo, se poi viene fuori tutta la verità, viene anche fuori che io sapevo e non ho parlato. Cioè, questo è un pensiero mio, poi non lo so. Però mi viene da pensare che magari uno dice a casa lì, che sul divano, che cavoli, io però li ho visti. Se adesso viene fuori la verità, viene anche fuori che io li ho visti, che è che non ho detto niente. E quindi magari si vedono un po' combattuti, no, tra un rischio e l'altro. Però questa è una mia fantasia, ripeto, non sono informazioni che ho. Il problema è che di moventi ce ne possono essere più di uno, nel senso che alla fine il movente sembra essere il genitore biologico di Denise. Cioè, per chi se lo fosse perso, Denise Pipitone è stata cresciuta come figlia di appunto Piero Pipitone, Piero si chiama anche lui. Pipitone, il signor Pipitone, non mi ricordo come si chiama di nome, scusatemi. Comunque, il signor Pipitone era convinto che Denise fosse sua figlia. Solo che una volta sparita Denise, poi immediatamente è venuta fuori la verità, perché poi anche Pieramaggio l'ha ammesso subito con gli inquirenti, che la verità era che in realtà Denise non era figlia di suo marito, ma era figlia di Pietro Pulizzi, l'ex marito di Anna Corona. Capito? Scusate, cioè, lo sapete tutti, Tony Pipitone. Adesso vi racconterò delle cose che vi faranno anche un po' capire che della paura ce n'è. Innanzitutto abbiamo saputo, che vi ho detto anche l'altra volta, che c'era poi quel Francesco Lombardo, era un carabiniere che lavorava sul caso, che il 10 di ottobre dell'anno in cui è scomparsa Denise si vede recapitare sulla macchina delle forze dell'ordine, si vede recapitare il bigliettino con scritto proprio Tonino, non vi siete stancati di girare per Mazara del Vallo? Avete famiglia? Questo è un fatto che non riguarda né pedofili né traffico di organi. Quindi, cioè, ti arrivi a recapitare il bigliettino così, secondo me i metodi qui sono un po' mafioncelli, e quindi capisco anche il terrore e l'insabbiamento del tutto nel caso in cui rischi pesante. Chiaro, non va bene, non va bene. Comunque, quali sono le news scottanti di questo caso negli ultimi giorni? Abbiamo finalmente dico, perché alleluia, erano settimane che ci chiedevamo, ma perché Anna Corona è ancora a piede libero? Perché è ancora lì tranquilla in giro? Abbiamo finalmente la certezza che Anna Corona e anche Peppe della Chiave sono ufficialmente indagati dalla procura di Marsala. Quindi, ufficialmente indagati, bam 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 bam. Quindi adesso sicuramente Anna Corona sa che è intercettata, perché lo sappiamo noi, figuriamoci se non lo sa lei. Giusto? Perfetto. Comunque c'è una cosa che devo dirvi. Io sono tremendamente
incazzata, come dico, se, come vi dico sempre, del fatto che per avere delle news croccanti dell'ultima ora io debba seguire programmi come Quarto Grado o come La Vita in Diretta. Ma vi dirò di più, ho pensato nella mia testa, no, che magari avendo qualche aggancio in più avrei potuto arrivare a delle fonti, no? E questa qui è una grandissima utopia, perché vi dirò una cosa scioccante. Piera Maggio ancora una volta ha saputo questa cosa dalla TV. Cioè lei ha scoperto che Anna Corona e Peppe Della Chiave sono indagati da Quarto Grado. Quindi, cioè, quando vi dico che è veramente difficile arrivare alle fonti, intendo questo, cioè intendo che io, che sono l'ultima stronza, cioè è molto difficile che riesca a avere più informazioni rispetto alla protagonista di tutta la storia. Tra l'altro, scusatemi, ma mi sembra veramente una mancanza di rispetto assurda, anche perché siamo di nuovo nella stessa situazione. Vi ricordate quando avevano cominciato a guardare nella casa di Anna Corona, avevano cominciato a fare le perquisizioni in casa di Anna Corona per cercare gli eventuali resti di Denise? Ecco, anche questa cosa la viene a sapere dai media. Piera Maggio viene a sapere dai media che stanno cercando il cadavere di sua figlia. Cosa abbiamo detto con Sara Scazzi? Uguale, in diretta addirittura, col video in diretta della telefonata dei carabinieri alla mamma di Sara Scazzi. Cioè, nel senso, è un po' triste questa cosa qui, ma più che altro vi dico anche che le informazioni vengono da lì, sono monopolizzate da questi programmi TV. Cioè, l'informazione prima la dà il programma TV e non la dicono neanche a Piera Maggio, perché magari Piera Maggio, questo è il mio pensiero, magari Piera Maggio potrebbe farci un post su Facebook prima che lo dicano in trasmissione, quindi gli ruba lo scoop, capito? Piera Maggio, la mamma di Denise. Cioè, secondo me questo è il ragionamento che fanno, cioè non glielo dicono per questo. Però, cioè, poi magari non è vero, magari è tutta una mia paranoia nella mia testa, però sinceramente che fai sapere a una madre i progressi del caso che la riguardano in prima persona dalle televisioni, cioè da Quarto Grado, cioè, sinceramente ci rimango un po' così. Allora, iniziamo con tutte le novità che ci sono state in questi giorni. A parte la grande novità dell'indagato Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, in realtà sappiamo che ci sono anche altri indagati che però i media non hanno voluto divulgare e non hanno potuto divulgare, direi, piuttosto che voluto, direi potuto. Questa volta i nuovi procuratori hanno deciso di essere un pochino più riservati rispetto alle indagini, quindi non fare entrare troppo il naso ai media rispetto alle piste che stanno seguendo, rispetto alle indagini, e alleluia, direi anche bravi, finalmente ci si sveglia un pochino, dai, visto comunque che fanno sempre più danno che altro, e considerando anche che noi in questo momento, grazie ai media, abbiamo sempre solo guardato quel che Di Marcio c'ha da dire Anna Corona. Cioè, Anna Corona sicuramente la roba marcia c'ha, ma quello che sappiamo oggi è che non è sicuramente l'unica ad avere qualcosa che nasconde. E quindi anche Frazzitta in TV ha detto: guardate raga, ok, Anna Corona indagata e tutto, però togliamo un attimo la lente di ingrandimento sempre solo su Anna Corona, che ormai l'abbiamo guardata, perché ci sono altre persone che stanno venendo fuori implicate in questo caso. Quindi, ok, andiamo a vedere un pochino che cosa è uscito. Allora, sappiamo che ci sono altri indagati e possiamo effettivamente arrivare a capire un po' chi sono, perché i protagonisti quelli sono, sono un gruppetto di persone. Poi dopo ci faremo anche le nostre elucubrazioni al riguardo, vi dico cosa penso io, chi credo che sia indagato io, e poi mi direte anche voi cosa pensate. Comunque, che cosa sta facendo la procura di Marsala? Vi ricordate tutte le intercettazioni nuove che vi ho portato qua, dicendo tipo Anna Corona e la figlia Alice Jessica Pulizzi, che parlavano tra di loro, che dicevano delle cosine in casa? Queste intercettazioni qui non erano ancora state elaborate dalla procura di Marsala, ma erano state analizzate un po' così alla cazzo di cane, per lo più in TV. Quindi finalmente adesso possiamo dire che la procura di Marsala ha
preso in mano queste intercettazioni e le sta rianalizzando con le nuove tecnologie, quindi avremo un lavoro, speriamo, fatto in modo serio rispetto a queste intercettazioni. Ah, ho trovato una chicca che non vi avevo ancora raccontato. Praticamente prima della scomparsa di Denise, cioè nel 2004, quando scomparve Denise, la pena per quanto riguarda il reato di sequestro di minore, quindi si parla di sequestro di persona con meno di 14 anni, era veramente molto bassa, cioè quasi non era penale, nel senso che non so quanto, se voi lo sapete magari ditemelo, non so quanto ci fosse da pagare, diciamo, a livello di pena per un sequestro di minore senza, attenzione però, senza tentativo di estorsione. Scusate, questa cosa era importante, perché il sequestro di minore era molto punito severamente se c'era anche tentativo di estorsione, quindi se chiedi indietro il riscatto allora sei un criminale bruttissimo, se non chiedevano invece il riscatto, cioè facevano sparire il bambino senza chiedere il riscatto, era così. Comunque erano sicuramente meno di 3 anni di carcere. Cioè tu rapisci un bambino, fai sparì, poi magari lo ritrovano, no? Dopo anni. Però comunque tu non hai tutta questa pena. Fantastico. Bene, allora che cosa è successo? Che la mamma di Denise, Piera Maggio, per protestare rispetto a queste pene ridicole, rispetto a un reato così grave, si è incatenata davanti al Quirinale nel giorno del compleanno di Denise del 2007, e il Quirinale ha accettato la sua ribellione. Adesso vi faccio vedere anche, guardatela, è qua, incatenata davanti al Quirinale, la nostra Piera Maggio. E praticamente l'hanno ascoltata, hanno accolto la sua richiesta e hanno fatto un DDL che si chiama proprio Legge di Denise, che ha intensificato le pene per il reato di minore anche senza, scusate, per il reato di sequestro di minore anche senza la richiesta di riscatto. Quindi adesso dal 2007 si rischia dai 3 ai 15 anni di reclusione in carcere se viene insomma rapito un bambino sotto i 14 anni. E la cosa più bella è che adesso Anna Corona è indagata proprio per questo reato, cioè e quindi se dovesse essere lei accusata di questo reato avrà una pena molto più pesante rispetto a quella che avrebbe avuto nel 2004, proprio perché Piera Maggio si è incatenata davanti al Quirinale e ha protestato. E oggi queste cose comunque le raccoglierà, perché qualcuno incriminato verrà sicuramente incriminato. E cioè, non è una cosa bellissima? Io non la sapevo, l'ho scoperta in questi giorni, e me l'ha detta Summer in realtà, perché l'ha scoperta lui, e è una cosa veramente incredibile. Si chiama karma, esatto, ogni tanto qualcosa di bello succede. Sì, infatti che cosa assurda, vabbè, bella. Comunque, allora, abbiamo delle nuove testimonianze e siamo riusciti anche a ricostruire, anche a seconda degli agganci dei cellulari, delle celle, delle nuove testimonianze di non così compromettente, ma insomma una ricostruzione, siamo riusciti ad avere una ricostruzione degli eventi di quella mattina del 1 settembre, quindi tutti gli spostamenti che ha fatto Denise quel mattino. Vi racconto la mattinata di Denise che sono riusciti a ricostruire, ma per farlo ho bisogno di una mappa fatta benissimo. Ringraziamo Samuel per la costruzione di questa mappa topografica. Voi dovete immaginarvi la mappa non vista dall'alto come una cartina geografica, ma vista di fronte, cioè questa palazzina è una palazzina fatta su 2 piani. Il primo piano è questo. Scusate, il piano terra è questo e il primo piano è questo, no? Quindi la vedete come una cosa spatagnata di fronte a voi. Perfetto. Dunque, allora, adesso vi spiego un po' come era organizzata la palazzina dalla quale poi è scomparsa Denise. Questo è importante per farvi capire un po' dove l'hanno vista l'ultima volta e che cosa è successo subito prima. Allora, l'abitazione di Piera Maggio, dove lei viveva insieme ai figli e al marito,
Pipitone è quella là che vedete su in alto a sinistra. E lei viveva lì appunto con Denise e Kevin, che lo so che non ve ne ho quasi mai parlato, però Kevin è, sì sì, le salvo le live, non vi preoccupate. Kevin è il fratello di Denise, era più grande di Denise, adesso non mi ricordo neanche di quanti anni, però è sempre stato molto lontano dalla scena dei media, perché la sua mamma Piera Maggio lo ha sempre voluto tutelare un po' dal circo mediatico, e direi che ha anche fatto bene. Quindi Kevin credo sia riuscito comunque ad avere una vita pressoché normale. Comunque, al piano terra c'è la casa della nonna di Denise. Quindi rendetevi conto che se la bambina era con la nonna, non è che fosse poi così in un posto fuori dal blu, cioè era sempre a casa sua, cioè era al piano di sotto da casa sua. Poi praticamente qua c'è un garage cucina che condividono nella palazzina, e qua c'è la casa di Fiorella, che è la figlia della sorella di Piera. Praticamente sono tutti parenti, raga, dai, è un'unica famiglia. Praticamente questa Fiorella vive insieme a suo marito, che si chiama Agostino Galici. Agostino era uno che aveva grande confidenza con la famiglia, cioè raga, immaginatevi che comunque sono tutti parenti e quindi si vedono tutti i giorni, condividono lo spazio, condividono il garage e insomma queste cose qua, no? Allora, cosa succede? Che quel giorno Piera Maggio lascerà Denise alla nonna perché doveva andare a un corso di informatica. Questa cosa non la sapevamo, ci chiedevamo: oh, come mai ha abbandonato la bambina e tutto. Cose normali, doveva andare al corso di informatica, semplicemente ha lasciato Denise con la nonna sotto casa sua, quindi niente di così metafisico. Solo che alle 9:30 praticamente arriva Agostino che vive a piano di sopra con la Fiorella, no? Agostino scende e va in garage, dove trova alle 9:30 più o meno trova la nonna di Denise insieme a Denise, che stanno ciappinando lì nella cucina, cioè Denise si starà annoiando mentre la nonna stava pulendo, facendo robe, cose, lavorini da nonna. Praticamente, siccome Galici vede che la nonna era indaffarata, dice: guarda, prendo io la bambina, tanto devo fare delle commissioni, la porto intanto a fare un giro. Questa è una cosa che a me ha lasciato sconvolta, ma perché io sono una bambina del nord, nel senso che non sarebbe mai esistito che, per quanto sei, vabbè, un mio parente, ma facciamo lo zio, no? Magari era uno zio sostanzialmente, adesso un po' così alla lontana, però comunque era uno zio. Cioè, scendi in garage, c'è la bambina con la nonna e senza avvisare i miei genitori, questo zio prende la bambina e l'ha portata in tappezzeria, che doveva fare una commissione lì, poi l'ha portata al bar a comprare dei cornetti, poi cioè se l'è portata in giro mentre faceva delle commissioni. Io questa è una cosa che mi ha lasciato un attimo così, però ho parlato anche con i miei amici che vivono al sud ed è una cosa che effettivamente al sud si fa tranquillamente, non si vede che è un'usanza che invece noi al nord non abbiamo, cioè di essere non informati rispetto agli spostamenti dei bambini, cioè non so come dire, i genitori sanno sempre ogni spostamento del figlio al nord, però boh, magari non so, ditemi voi la vostra esperienza nordica o meridionale rispetto a questa cosa, se c'è differenza effettivamente o meno. Comunque, allora Galici prende su, no, Agostino, chiamiamolo Agostino che mi piace, è un bel nome. Denise allora sale in macchina insieme ad Agostino, che la porta appunto a fare le commissioni. Dopo poco che sono in macchina incontrano tra l'altro Pietro Pulizzi. Questa cosa è importante perché poi anche Pietro Pulizzi non sembra che potrebbe essere, boh, non si sa. Comunque incontrano Pietro Pulizzi alle 9:40 che li incrocia e si salutano così nella macchina, perché la gente quando si incontra in macchina si saluta, se si conoscono, perfetto. Pulizzi va verso il porto, invece Agostino va insieme a Denise al bar a comprare dei cornetti. Poi alle 10:30, non è finita qui la roba strana, alle 10:30 la riporta a casa, ma non la riporta dalla nonna, la riporta a casa sua. Quindi praticamente Denise sale su nell'appartamento di Agostino e di sua moglie, che aveva un neonato, la moglie aveva un bambino appena nato, e praticamente Denise resta lì un po' con la moglie di Agostino, Fiorella, e il bambino, e il neonato a giocare, a passare un po' di tempo lì con loro, così. Dopodiché, alle 11, Denise scende da questa casa e va di nuovo in garage, dove c'è ancora sua nonna che fa cose.
A questo punto succede una cosa stranissima, cioè alle 11:20 la nonna prende Denise e vanno insieme sul balcone a raccogliere animaletti. Ora, io non so bene cosa significa vado in balcone a raccogliere animaletti. E poi praticamente alle 11:30 scendono in strada Denise e la nonna per buttare gli animaletti nel pattume, cioè nell'immondizia. Tra l'altro dovete dirmi dove vanno gli animaletti, nell'umido, probabilmente vanno nell'umido. Non ho più informazioni di queste. È questo che mi dà fastidio. Se io potessi andare alla fonte, gli chiederei che animaletti? Quali animaletti? Erano coleotteri? Erano insetti? Erano rane? Erano gatti? Che animaletti? Mi trigger a non sapere quali animaletti, quindi vi prego, se sapete quali animaletti si raccolgono sui balconi a Mazara del Vallo e poi si buttano nella spazzatura, ditemelo. Le blatte. Ah, le blatte! Aha! Vabbè, raga, io rimarrò sempre con questo tarlo nella mente finché non scoprirò quali animaletti ha rimosso Denise e ha buttato nella spazzatura prima di essere rapita. Perché, raga, è l'ultima azione che ha fatto Denise prima di essere rapita, questa cosa degli animaletti. Quindi, secondo me, è importante. Comunque, andiamo avanti. Praticamente, qui, Denise rimarrà praticamente davanti al portone della garage cucina, al piano terra, mentre la nonna cucina, fa cose. Alle 11:37 arriva Salvatore, finalmente un nome che non è Peppe. Arriva Salvatore, che non dire la canzone dell'orsetto lavatore, non dire la canzone dell'orsetto lavatore. Tagliala questa, Tavos, che mi uccidono. Allora, oppure no, non lo so. Se mi vuoi bene, la canzone dell'orsetto lavatore non la conosco. Salvatore, l'orsetto lavatore. Non so, l'ho vista in un film con Pieraccioni, mi pare. Non mi ricordo neanche più quale film. Mi è rimasta impressa per sempre. Per sempre, l'ho vista una volta quella scena, per sempre. Dunque, alle 11:37 arriva Salvatore. Salvatore è il cugino di Denise, quindi anche il cugino di Kevin, che è il fratello di Denise, e sta cercando appunto Kevin. Solo che Kevin non c'è, e quindi a un certo punto Salvatore gira e tacchi e torna indietro verso casa sua. A quel punto Salvatore ci racconta che Denise lo ha seguito, ma lui non se n'era accorto. Quindi praticamente Salvatore gira l'angolo per tornare verso casa sua e Denise lo sta seguendo. In questo momento la zia, che abitava in una casa diciamo più o meno qua rispetto a questa casa, vede proprio Denise che sta passeggiando, la vede mentre praticamente segue Salvatore, e dando per scontato che è con un adulto non se ne preoccupa. Però noi sappiamo che Salvatore stava tornando a casa e non sapeva che era seguito da Denise, o almeno così dice, e in quel frangente poi Denise non si è più vista, cioè da lì non si è più vista, perché praticamente poco prima di mezzogiorno la nonna si affaccia dal garage cucina per chiamare Denise, e Denise non si trova più, e da lì è scomparsa. Quindi praticamente noi sappiamo che l'ultima volta Denise è stata vista da sua zia alle 11:37, e pochi minuti prima di mezzogiorno era già stata rapita. Quindi è una cosa che è successa veramente in tempi brevi. Allora, veniamo invece ad Anna Corona. Due secondi di Anna Corona. Cosa è stato confermato? È stato confermato che Anna Corona non ha un alibi, sostanzialmente, perché lei continua a dire che ha lavorato nel pomeriggio fino alle 3:30 nell'albergo, ma questa cosa non è vera. Nonostante ci sia la sua firma e l'orario di uscita, la firma è stata falsata da questa sua collega che si chiama Francesca, che aveva firmato l'uscita per Anna Corona. Quindi l'ultima volta che Anna Corona è stata vista sul luogo del lavoro è immensa, quando mangiava a pranzo, che l'ha vista lo chef e anche tanti altri che hanno testimoniato. Però dopo non c'è più nessun testimone che conferma la presenza di Anna Corona, e l'unica a testimoniare è appunto questa sua collega Francesca, che gli ha lasciato la firma falsa e l'orario, che tra l'altro poi dirà che non ci, cioè che insomma è un po' così. Quindi facciamo che effettivamente Anna Corona non ha proprio un alibi. Altra cosa che diciamo secondo me ha portato Anna Corona ad essere indagata è la telefonata che proviene dal magazzino di Via Rieti, al quale arriveremo anche dopo, però quella telefonata lì non poteva che averla fatta lei. Dopo ci arriviamo, prima vi devo dire appunto chi ha informato del magazzino, così
poi facciamo tutto il sunto. Allora, parliamo di nuovo di Battista della Chiave. Battista della Chiave, che ho chiamato precedentemente nelle altre live di Battista, perché sono un idiota, che sono veramente una cretina, e qualcuno me l'ha fatto notare sotto i commenti di YouTube, grazie, comunque, va bene, perfetto. Si chiama Battista della Chiave, non Chiave di Battista, cioè avevo fatto casino, vabbè, perdonatemi, ogni tanto l'arteria colpisce. Fatto sta che era il testimone audioleso, quello sordomuto, no? Per cui la sua testimonianza è stata veramente fonte di grande dibattito, perché era sordomuto e abbiamo scoperto che effettivamente non è che usava proprio la LIS. La LIS che cos'è? Il linguaggio ufficiale, il linguaggio dei segni, no? E quindi lui non sapeva usare bene la LIS, ma aveva un po' di LIS e un po' di linguaggio suo, dei gesti, che però era molto chiaro, era molto comprensibile lui nel suo gesticolare, nel suo comunicare attraverso i gesti e poi i suoni anche che riusciva a emettere. E praticamente c'è stata questa sua testimonianza rispetto agli spostamenti di Denise, una testimonianza tra l'altro che vi riporto di nuovo perché sta rivelandosi vera. Cioè, diciamo che il testimone sordomuto è stato l'unico a dare una testimonianza effettivamente con la T maiuscola, cioè un super testimone era, purtroppo, perché Battista ormai è con Dio, purtroppo era già anziano all'epoca, quindi l'abbiamo perso. Però abbiamo i video della sua testimonianza. E che cosa abbiamo scoperto adesso? Abbiamo scoperto che c'era stata una cattiva interpretazione rispetto alla sua testimonianza. Figuriamoci. Perché? Perché praticamente la traduttrice che hanno usato per interpretare le parole della Chiave quando è stato interrogato era una sostituta che non praticava questo lavoro da un bel po'. Quindi diciamo che non era proprio super competente. Cioè, raga, ma sarà che mettono della gente non super competente, che è un secolo che non fa questo lavoro, a interrogare un super testimone sul rapimento di... Dai, è veramente greve sta cosa, ma tanto. Comunque, andiamo avanti, intanto di Battista, cioè, chiamalo ancora di Battista, basta, Battista della Chiave. Testimone chiave, basta. Battista, testimone chiave della Chiave. Lui, che aveva fatto questa testimonianza fantasticamente importante, in realtà non è stata potuta. Non riuscire a parlare. La testimonianza di Battista della Chiave non è mai stata potuta essere usata. Basta. Raga, mi sono rotta, non so cosa è successo. Non ho mai usato la sua testimonianza in tribunale, ok? Non entra negli atti. Perché? Perché lui si rifiutò di testimoniare, perché nella sua testimonianza lui andava a puntare il dito contro suo nipote Beppe della Chiave, che è colui che è indagato attualmente, che sappiamo adesso ufficialmente indagato dalla procura di Marsala insieme ad Anna Corona. Ma adesso vi vado a riraccontare perché, come mai, come ci siamo arrivati. Ovvero, Battista, quando viene interrogato, nel 2004 lavorava nel magazzino in Via Rieti, dove appunto lui vide Denise. Era lì a lavorare e quindi ha visto praticamente sta gente che portava Denise. Era insieme a un uomo e a una donna. Lui fece una descrizione dell'uomo, disse che questo uomo aveva il pizzetto e i baffi, il pizzetto, aveva i capelli ricci, aveva più o meno 25 anni, e poi c'era questa donna che non ha descritto. Però quando gli viene fatta vedere la foto di Denise, lui parte e dice sì, è lei, la bambina che ho visto è lei. Quindi diciamo che questa cosa è chiara, anche se guardate il video, proprio si anima quando gli fa vedere la foto e dice proprio è lei. Tra l'altro lui riesce anche a descrivere come era vestita Denise prima ancora di vedere la foto, cioè anzi nella foto era vestita in modo diverso, quindi lui sapeva come era vestita Denise. Cioè la sua testimonianza era veramente importante, ok? Era davvero importante.
importante. Però guarda caso, guarda la sfiga, il testimone chiave doveva essere un signore sordomuto che non, anche un po' analfabeta, perché non sapeva comunicare con la LIS, no? Quindi proprio c'è, cioè, la sfiga infiocchettata con anche il bacio accademico alla sfiga qui. E infatti uno non ha testimoniato perché sennò avrebbe dovuto testimoniare contro suo nipote, che tra l'altro ha detto che era quello che aveva caricato Denise sul motorino, vi ricordate? E l'aveva portata via. Due, perché a quanto pare la sua famiglia ha detto no, ma lui non è attendibile perché è analfabeta, non è attendibile, non capisce nulla, non ha capito niente di quello che gli avete chiesto e quindi non è attendibile. Cosa falsa, perché in realtà Battista non era vero che fosse, diciamo, che avesse un problema di comprendonio, era semplicemente sordomuto e non conosceva bene il linguaggio della LIS, ma non era, come dire, come volevano far passare loro, uno che non capiva, aveva magari qualche ritardo o cose del genere, ok? Comunque abbiamo ricostruito, perché fortunatamente c'era il video, abbiamo la ricostruzione reale di quello che ha detto Battista della Chiave quando lo hanno interrogato, e dice questo. Dice: hanno rapito la bambina, hanno superato un cavalcavia, sono arrivati al mare su una barca con i remi. La piccola è stata portata con una motocicletta. E sopra la motocicletta c'era Beppe, suo nipote, Beppe della Chiave. La bambina viene nascosta dentro la barca con i remi, sotto una coperta, e sono andati via. Hanno attraversato il cavalcavia, dove c'è il mare. La bambina piangeva e viene portata via. Lui continua a ripetere questa cosa, che viene portata via. Io gli avrei voluto tanto sparare, ma non potevo, mi avrebbero portato in galera. Poverino, lui era lì che diceva: vorrei tanto sparargli. Comunque lui è stato veramente l'unico a parlare, è stato l'unico a dire qualcosa. E quando lui ha testimoniato, vi ricordate, ha parlato con i giornalisti, c'era la moglie che era là dietro a dire: stai zitto, finiamo nei guai, ah! E poi si mangiava la mano così. Poi sono state anche messe delle cimici in casa della Chiave, ma le hanno installate davanti a loro, e quindi sapevano benissimo di essere intercettati, e quindi da queste intercettazioni poi non è venuto fuori niente. Fatto sta che abbiamo anche qualche info in più rispetto a che cosa è successo quel giorno in magazzino da parte di, sempre, testimonianze di Battista. Praticamente ci dice che Battista stava tenendo la bambina, perché la bambina è stata un po' lì nel magazzino di Via Rieti, e praticamente mentre la bambina era lì scorrazzava un po' in giro per il magazzino, e lui, Battista, da buon nonno, aveva visto che lei piangeva perché aveva fame e aveva sete, quindi a un certo punto le ha dato da bere e da mangiare mentre c'è stata questa famosa telefonata. Perché? Perché quella mattina è partita una telefonata dal magazzino di Via Rieti verso casa della madre di Anna Corona, ok? E questo lo dicono i tabulati, quindi su questo non è che possiamo avere dei dubbi. Quando sono andati a chiedere alla mamma di Anna Corona quella mattina da chi aveva ricevuto una telefonata, la mamma di Anna Corona dirà che l'aveva telefonata proprio Anna Corona per dirle che stava succedendo qualcosa di grave e che doveva andare a prendere le bambine, cioè le sue figlie, Jessica e Alice. Quindi a questo punto abbiamo Battista che dice di aver visto Denise con un uomo e con una donna. Abbiamo la telefonata dal magazzino alla abitazione della mamma di Anna Corona, fatta da Anna Corona. E allora a questo punto chi erano quei due al magazzino di Via Rieti? Erano Anna Corona sicuramente, perché Anna Corona ha telefonato da lì a sua madre, e questo torna tutto, c'era Anna Corona, e Peppe della Chiave, che sono appunto gli indagati che ieri hanno inserito nel registro degli indagati dalla procura di Marsala. E questo è il motivo per cui loro due vengono indagati, secondo me. Però sappiamo che ci sono anche degli altri indagati qua in mezzo. E dobbiamo cercare di capire magari chi potrebbero essere, no? Comunque abbiamo avuto in questi giorni anche, abbiamo visto un'intervista alla figlia
del sordomuto che ha testimoniato, no? Che testimoniò, ma poi non fu mai preso sul serio. E la figlia di Battista, secondo voi, che cosa ha detto nell'intervista? Ha detto innanzitutto una fregnaccia. Perché ha detto che suo padre nel 2004 non lavorava in quel magazzino. No, ma mio padre non poteva sapere questa cosa perché mio padre non lavorava in quel magazzino. Fregnaccia, perché abbiamo la conferma che in realtà innanzitutto lo dice lui che lavorava in quel magazzino e poi lo dice anche il suo datore di lavoro. Quindi qui già non ci piace. E poi forse lavorava in nero, sì, forse lavorava in nero, non possiamo saperlo. E poi dice che in realtà sono passati tanti anni da quando ha detto queste cose e che insomma è stato frainteso, di nuovo non è attendibile tutto il resto. Quindi diciamo che mantiene questa linea anche oggigiorno, cioè stiamo serrati nei nostri ranghi. Bene, adesso veniamo alla questione della lettera anonima. Perché qua c'è un nuovo testimone super importante che ha detto delle cose che sono super attendibili e probabilmente vere. Ora, vi ricordate che vi avevo raccontato della Ford blu, Ford Fiesta blu, che era stata vista sfrecciare per Mazara dalla direzione in cui è scomparsa Denise verso Mazara, questa che guidava freneticamente, che saliva sui marciapiedi, che era anche andata a sbattere, un pirata della strada praticamente, ed è stato avvistato con una donna al volante, pericolo, no. E praticamente questa donna che era al volante di questa donna, sì, la donna al volante della donna, io non so cosa mi sia successo oggi, non riesco più a parlare, che mi ha il colore in testa, probabilmente il colore in testa mi ha bruciato dei neuroni nel cervello. Allora, questa donna al volante di questa Ford Fiesta che sfrecciava aveva dei capelli tra il biondo e il rosso, cioè erano biondi con delle ciocche rosse oppure biondi con una sfumatura rossa, e questa descrizione oggigiorno la possiamo accomunare a un'amica di Anna Corona, non specificata dai media, quindi non sappiamo quale amica di Anna Corona, però corrisponde a un'amica di Anna Corona, e vediamo che ci sono delle amiche di Anna Corona in questa storia che prendono parte, insomma, che ricevono molte telefonate da parte di Anna Corona quel giorno lì. Strano ma vero. Dunque, questa è stata l'automobile che conoscevamo fino ad oggi. In questa macchina, tra l'altro, erano anche state trovate delle improntine digitali di minore. Vi ricordate che vi avevo detto anche questo? Solo che non sono mai state analizzate queste improntine. Guarda che strano, tutte le volte che ci si avvicina un po' alla verità, poi no, niente, vabbè, ma inattendibile, no, ma chi se ne frega. Cioè, non capisco, veramente, è la fiera delle cose fatte di merda. Comunque, andiamo avanti. È arrivata una lettera anonima che parla di un'altra automobile che è stata vista sempre in quella zona, ma a distanza di un quarto d'ora dall'altra. In questa lettera anonima e questo avvistamento di questa nuova macchina sappiamo che è molto attendibile. Ovviamente non possiamo sapere tutti i dettagli del perché è molto attendibile, cose del genere, perché ovviamente non li hanno rilasciati. Ma quello che vi posso dire è che questo testimone è considerato un testimone chiave e stanno cercando di farlo uscire allo scoperto, perché questa è una lettera anonima che è arrivata sia a Frazzitta, che dopo hanno girato la procura, ed è arrivata anche a chi l'ha visto, che probabilmente gliela ha mandata Frazzitta. Comunque è una lettera che considerano super 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 testimonianza super importante, quindi per questo che ve la riporto, perché sicuramente questa pista la stanno seguendo. Allora, l'autore ovviamente rimane anonimo, non si fa ancora vedere. È una lettera di 3 pagine, quindi è una lettera anche abbastanza corposa. E l'anonimo, la primissima cosa che dice in questa lettera è che non ha parlato fino adesso perché ha vissuto nella paura per 17 anni. Cioè, per 17 anni ha avuto paura di parlare. Quindi quando voi mi dite, ma per 17 anni, ma per 17... Ehi, lui dice così. Comunque, la fiera in realtà, ecco. E insomma, all'interno di questa lettera lui dirà di aver visto un'altra automobile, sempre blu,
metallizzato, però non è la Fiesta di cui abbiamo parlato prima, che avevano anche trovato con le impronte digitali. Questa storia, state attenti perché dopo ha un plot twist che c'è da rimanerci di merda. Ora, praticamente nella lettera dice che lui ha visto intorno alle 12:30 una macchina dentro la quale c'erano tre uomini insieme a Denise. Ma questo suo avvistamento in realtà ci sta anche con l'avvistamento sia di Battista sia con l'altra Ford, perché era 15 minuti di distanza. Ora, si pensa, lui è sicurissimo che Denise fosse la bambina lì dentro, anche perché l'ha vista che urlava, che piangeva, che gridava aiuto e insomma cercavano un attimo di non farle fare troppo casino. E lui dice che ha visto bene in faccia chi erano gli uomini all'interno di questa auto e che quindi sarebbe in grado di riconoscere chi c'erano, chi erano questi rapitori. Ora, perché pensiamo che questa sia una pista attendibile rispetto alle altre? Innanzitutto perché dobbiamo considerare l'idea della staffetta. Cioè, abbiamo parlato prima, no? Del 45 minuti dopo il rapimento. Sì, più o meno, cioè 12:30, il rapimento è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quindi più o meno. Fatto sta che questa cosa può avere senso se consideriamo che nella tecnica dei rapimenti, parlo di tecnica così, molto spesso si usa la tecnica della staffetta, cioè cambiano macchina, ovvero gli stessi rapitori portano via la bambina con una macchina, un attimo lontani dal luogo del rapimento cambiano macchina e continuano a trasportare la bambina con la stessa, con un'altra macchina. Oppure cambiano guidatore, nel senso che rapiscono la bambina, la portano fino a un certo punto, poi mollano la bambina e fanno salire altre persone in macchina per confondere un attimo le acque. Usano macchine simili ma diverse, come in questo caso ci sono due macchine blu che entrambe vengono avvistate nella stessa insomma nella stessa dinamica di dove è stata rapita Denise, e entrambe con insomma un attimo di ansietta. E il fatto è che questa notizia della lettera anonima è già in giro da qualche giorno, no? E quindi si fa molta pressa sul testimone per dire fatti avanti, e tra l'altro questo contenuto della lettera era un po' venuto fuori, no? Bene. Ora, il 21 maggio, proprio nel luogo esatto dove il testimone anonimo aveva detto di aver visto sfrecciare quella macchina, è stata ritrovata la carcassa di una macchina carbonizzata. Il 21 maggio scorso, cioè nel senso ieri. Ok? Paura? adesso si deve ancora capire, la stanno analizzando. In questo momento stanno analizzando la macchina. E chiaramente era talmente tanto distrutta che non si può capire se fosse realmente quella. Quindi in questo caso potrebbe essere o un messaggio. Qui è la mafia che fa queste cose. Potrebbe essere che magari è un messaggio minatorio, cioè della serie taci o fai la stessa fine di questa macchina. O era la macchina stessa che è stata lasciata lì, come dire, ah sì, stavate cercando proprio questa macchina? Toh, eccomela lì! Cioè un po' come sfidare, no? Gli inquirenti. Qui è una vendetta familiare. Questa è una storia di vendetta. Non è una storia di rapimento di bambino per a scopo di lucro in qualche modo, per farne qualcosa. Perché c'era sicuramente da punire qualcuno rapendogli la bambina. E sappiamo anche che la situazione intorno a Pieramaggio non era sicuramente delle più rassicuranti. E infatti si parla di famiglia allargata. Cioè, ultimamente anche l'avvocato Frazzitta, quando viene interrogato, viene intervistato in TV, dice: togliamoci un attimo dalla testa Anna Corona e Jessica Pulizzi, cioè smettiamo di continuare a concentrarci solo su di loro, ma guardiamo un pochino meglio la famiglia allargata. Ovviamente lui non si è scucito più di tanto, però ha detto, insomma, quel che ha detto è:
non è solo Anna Corona ad avere le mani sporche, ecco. E il problema è che non ci dà indizi, e quindi a me Frazzitta mi fa impazzire, perché chiaramente mi dà queste chicchine, mi dà una briciolina al giorno, no? Ormai sono diventata dipendente da Frazzitta, e ogni cosa che dice ogni giorno mi aggiunge un indizio in più. Sembra veramente che stia giocando con il mio sclero e voglia, ogni giorno mi dà un indizietto, così magari arrivo a capire chi è l'altro indagato, su chi è che hanno altre prove e tutto il resto. Quindi io mi sono fatte le mie di ipotesi e adesso ve le illustro. Parliamo un attimino del fratello di Anna Corona. Il fratello di Anna Corona è un personaggione, si chiama Claudio Corona. E diciamo che questi sono elementi non verificati per vie ufficiali, ma sono cose che sappiamo perché è abbastanza fattuale come cosa, quindi vi dico, non è agli atti, ma è fattuale. Comunque, c'è stato un amico di Claudio Corona che è andato a Chi l'ha visto in maniera anonima a fare un'intervista per parlare di Claudio Corona, e dirà questa cosa, che tra l'altro viene confermata anche da altre fonti. Racconta che quando c'erano delle retate della polizia, Claudio, siccome aveva delle mani in pasta, Claudio è famoso per aver preso parte a una missione tipo, non so se si chiamava tipo Tonno Bianco o qualcosa del genere, comunque c'era il tonno. E in realtà, insomma, questa missione era una missione di sniffa sniffa, non era una missione di tonno o di pesce o di pesca, era una missione di droga. Quindi Claudio Corona era un attimino con le mani in pasta in brutti giri, e incredibilmente lui ogni volta che c'era una ritata alla polizia lo sapeva sempre prima e godeva della protezione della polizia. E questa è una cosa che racconta appunto il suo amico in maniera anonima a Chi l'ha visto. Poi non sappiamo se questo amico abbia subito cose, però speriamo di no. E tra l'altro dice anche che Claudio aveva ottimi rapporti con degli esponenti molto importanti della mafia siciliana locale, cioè della mafia lì di Mazara. Tra l'altro, dopo che Denise è stata rapita, Claudio e Anna improvvisamente racconteranno a tutti di aver litigato, che non si parlano più. Perché? Non si sa perché hanno litigato, ma non si parlano e dicono che non si parlano. Poi in realtà si parlavano e si vedevano di nascosto. E anche questa cosa puzza di merda, perché tu devi inventarti con i tuoi amici, con la tua cerchia, che hai litigato e non parli più con tuo fratello, per poi vederlo di nascosto. Sicuro devi allontanare questi sospetti, e sicuro hai qualcosa da nascondere. Quindi anche Claudio mi sa che qui forse qualcosina sa. Non dico magari ha fatto, perché non lo sappiamo, però qualcosina secondo me la sa. Fatto sta che incredibilmente sappiamo che durante le prime indagini sulla famiglia Corona, la famiglia Corona era a conoscenza del fatto che c'erano le intercettazioni, perché noi sappiamo che proprio a partire dal primo secondo di settembre, adesso non mi ricordo quando hanno messo, insomma, sotto intercettazioni i telefoni della Anna Corona, lei non ha più praticamente parlato al telefono. Prima che faceva 50.000 telefonate al giorno, e poi incredibilmente non ne fa più nessuna, e quindi ci si pensa che lei in realtà si sia fatta un altro numero di telefono, che abbia usato un telefono non intestato a lei per comunicare con chi ha comunicato. Però cosa ci interessa sapere? Che il fratello Claudio aveva dei contatti nella polizia ed era sempre informato prima dei fatti, e che aveva dei grossi agganci all'interno della mafia locale. E che cosa che torna? Anna Corona era a conoscenza delle intercettazioni prima che lo sapessero tutti gli altri. Quindi forse qui l'informatore poteva essere anche Claudio, perché vi ricordate che abbiamo pensato sempre a Stefania Letterato? Stefania Letterato era una delle migliori amiche di Anna Corona, con la quale si sentiva 3 volte al giorno. Cioè ci sono tipo, non so, mi ricordo quanti erano, 1000 tot chiamate in un anno si erano fatte, quindi proprio amica del cuore, BBF, mignolino. E Stefania Letterato era fidanzata con il capo degli inquirenti che indagava sul caso Denise. Cioè, adesso, se non era, non aveva il culo parato da una parte, ce l'aveva dall'altra, non so come dire, era proprio barricata di protezioni Anna Corona, e ci credo che, insomma, come dire, non è stata toccata.
La cosa bella è che finalmente lei è nel registro delle 1300. Perfetto, grazie Luca. Finalmente lei adesso è nel registro degli indagati, ufficialmente. Oh, ci voleva una buona notizia, no? Ecco, che poi chissà se questo basterà, nel senso che essere nel registro degli indagati può anche voler dire che tra 3 mesi ci dicono: guarda, è pulita, non abbiamo trovato niente. In quel caso io ci rimango malissimo, però attenzione, perché anch'io qui ricado nel populismo, purtroppo. Io qui credo che c'entrino un sacco di persone. Anna Corona io ce la vedo come come dire, se non come mandante principale, come sicuramente una che ha appoggiato di brutto l'idea, nel senso che o è stata lei a dire facciamo questo screzio a Pieramaggio perché come si è permessa di fare una figlia col mio ex marito, o anche come si è permessa di fare una figlia col mio ex marito, lei che piace a me, perché non ci dimentichiamo che c'era anche un'aria saffica da parte di Anna Corona verso Pieramaggio, c'era un'attrazione fisica lesbica, quindi Piera infatti dice ce l'aveva con me sia perché me la facevo insomma col suo ex marito, sia perché era innamorata di me, io non me la cagavo, e le faceva anche parecchio stalking, quindi diciamo che il movimento Anna Corona ce l'ha tutto. Ma quello che sta cominciando ad emergere è che magari il movente ce lo poteva avere anche la famiglia Pulizzi, che stanno entrando in gioco anche delle dinamiche della famiglia Pulizzi, che vedremo, adesso vedremo, attenzione, procediamo con ordine, se no ci perdiamo. Altro che Beautiful, sì, lo so, è altro che Beautiful questa storia molto del beautifulese. E, che cosa dice anche a questo amico di Claudio Corona che viene intervistato a Chi l'ha visto? Dirà che aveva sentito Claudio litigare effettivamente con Anna un giorno e Claudio gli disse: ricordati sempre che io ho fatto qualcosa per te. Quindi adesso mi sembra un po', come dire, ricordati sempre che ho fatto qualcosa per te, credo che me lo potrebbe dire chiunque ha fatto qualcosa per me o mi ha fatto un favore nella vita. Però insomma, se l'ha riportata questa cosa, forse gli è puzzata un po' vabbè, questo Claudio io lo inserisco nelle ipotesi di indagato ipotetico. Allora, ipotesi di altri indagati. Dunque, noi sappiamo che Rosalba Pulizzi è la sorella di Pietro Pulizzi, ok? E fin qui a posto. Hanno una figlia, Rosalba e suo marito. E questa figlia ha a sua volta un marito. So che ci sono tutti dei giochi di parentela qua, eh? Però stiamo parlando del marito della figlia di Rosalba Pulizzi, che è la sorella di Pietro Pulizzi, che è il padre naturale di Denise. Lo dico lentamente così riuscite a collegare le parentele, che anche per me non è che è facilissimo. Ok, il marito della figlia di Rosalba è tale Antonino Cinà, che tra l'altro alcuni di voi mi hanno indicato anche nei commenti YouTube come probabile colpevole. Giovanna, ah perfetto, lo sapete anche come, guarda, Luca è informatissimo. Questo Antonino Cinà è un esponente della mafia, molto rispettato nell'ambiente, ed era per giunta l'ex medico personale di Totò Riina. Cioè, vogliamo mettercene un po' di più di carne sul fuoco? Cioè, qua diventa veramente complicata, perché se c'è in mezzo questa gente qua, io temo che non si troverà mai la verità. Cioè, non lo so, forse ditemi anche voi, perché io non so come funzionino i sistemi mafiosi, non so come funziona la giustizia nei confronti dei sistemi mafiosi, non so se questo caso sarà speciale rispetto ad altri, però mamma mia, i medici mafiosi sono più potenti dei boss stessi. Ma sei serio? Perché io, raga, non ho cultura sulla mafia, cioè io non so, è per quello che vi dico, la live è importante proprio perché ci siete voi che riuscite a darmi qualche info in più. Io non conosco le dinamiche mafiose, non so bene come funzionino le mafie in generale, le organizzazioni criminali,
mi farò sicuramente una cultura quando studierò criminologia su questo, perché c'è praticamente un esame su questo, però per adesso sono ancora molto ignorante, quindi non saprei. Il medico può farti fuori senza che nessuno lo sappia. Ok, però se ci fosse realmente lui in mezzo, cioè medico personale di Totorina, ex medico personale di Totorina, io ho paura che noi di Denise non sapremo mai niente e che rischiamo di mettere in carcere la gente solo per non metterci dentro loro. Tanto abbiamo visto come funziona la giustizia italiana, abbiamo visto che spesso e volentieri ci sono in carcere persone che, altro che senza ogni ragionevole dubbio, anzi con molti ragionevoli dubbi, ma stanno comunque in carcere. Quindi mi verrebbe da dire che se c'è sta gente in mezzo, io ho paura, poi ditemi voi cosa ne pensate, io ho paura che magari mettano dentro qualcuno tanto per fare, come dire, qui il colpevole lo devono trovare. Cioè, hanno fatto talmente tanto casino che questo caso non si chiude finché non c'è qualcuno in carcere. E su questo non ci piove. Cioè, ci metto proprio il gomito sul fuoco, se volete. Bisogna capire se lo prenderanno perché è realmente colpevole o se, come a volte accade, mettono dentro qualcuno giusto per far contenta l'opinione pubblica. È questo il problema. Ipotesi del tutto personale. E se il movente fosse il divorzio di Piero che lascia Anna? Ah, e quel matrimonio ci fossero interessi mafiosi di mezzo? Interessante. Cioè, quindi la famiglia Pulizzi era incazzata del fatto che Pietro avesse lasciato Anna Corona e addirittura avesse fatto un figlio con un'altra donna. Talmente incazzati che questo Pietro andava punito. Cioè, l'hanno fatto per punire Pietro e non tanto per punire Piera. Cioè, tu pensi anche a questo? Può darsi. Effettivamente, considerato tutti i personaggi che ruotano intorno a questa storia, considerato che sappiamo che non è stata rapita da due persone così in combuttina tra loro, ma che c'è un gruppo allargato di persone organizzato molto bene per rapire questa bambina, cioè mi sembra che la vendettina di Anna Corona, che era gelosa o che era invidiosa o che voleva farsi Pieramangio e lei non gliela dava, effettivamente per mettere in moto tutte queste persone mi sembra un motivo un po' futile. Però se ci sono degli interessi mafiosi dietro, effettivamente qui diventa un caso molto molto difficile da risolvere, secondo me. Comunque, come sapete, appunto, ieri è stata trovata questa auto, questa carcassa di auto data alle fiamme proprio nel luogo. E questo, come vi dicevo prima, era un indizio abbastanza da messaggio mafioso. Ma qui i messaggi mafiosi, per quanto riguarda il caso di Denise, sono più di uno. Anche il bigliettino lasciato lì a quelli che indagavano. Comunque. Questi secondo me sono i due che potrebbero essere, diciamo, esterni ma facenti parte della famiglia allargata. Poi abbiamo delle nuove informazioni su un'altra intercettazione sulla quale in realtà hanno rotto il cazzo un sacco, ma secondo me questa intercettazione non serve a un cazzo. Ok, ho detto cazzo due volte, basta. Che cosa succede? E questa era una cosa che avevano anche ripreso quando hanno fatto il processo a Jessica Pulizzi nel 2013. C'era questa intercettazione di Jessica che con un ragazzo anonimo, intercettazione ambientale, dopo 3 mesi dalla scomparsa di Denise, dirà a questo ragazzo: io vi ammazzo tutti! E lui risponde: ce l'ammazzasti, Kidda. Ora, adesso, so che Kidda in siciliano vuol dire quella, questa, codesta, eccetera. Ce l'ammazzasti, Kidda. Allora, quei inquirenti, ecco, vedi, ha detto che Jessica ha ammazzato quella, quindi quella era sicuramente Denise. Bene, ovviamente quando Jessica viene interrogata riguardo questa intercettazione dirà che stava parlando di una gallina. Perché... La storia qui è bellissima perché loro si sono chiusi in questa intercettazione e la storia che ci stava dietro a questa frase, a quanto pare, è particolarmente ridicola, perché più avanti poi ci sarà anche una intercettazione che confermerà questa versione, perché lei lo racconterà a sua madre e racconterà che praticamente lei era in un pollaio, insomma era in campagna, c'erano delle galline.
E a un certo punto Jessica avrebbe scavalcato un muretto. Io me la immagino tipo, comunque ci sono sempre delle galline che muoiono qua, ha scavalcato un muretto. Io me la immagino tipo olio cuore al rallentatore. E dall'altra parte del muretto c'era questa gallina che non ha visto e inavvertitamente l'ha schiacciata. Che immagino proprio na 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 na. Scusate, ma questa era un'immagine fondamentale da regalarvi, tanto per dirvi su quali minuzie si erano concentrati anni or sono, quando in realtà avevano mille sbrossi di dati che avrebbero potuto analizzare più a fondo e che invece hanno tralasciato. Vedete il testimone Battista della Chiave, vedete gli avvistamenti delle macchine, le impronte digitali, la casa di Anna Corona, cioè un botto di roba, ma niente, si stanno lì a concentrare sul fatto che Jessica, saltando un muretto, ha schiacciato una gallina con i piedi. Cioè, adesso, voglio dire, povera gallina. Cioè, un urlo per la gallina, insomma. Quindi, raga, allora, non sappiamo se Jessica Polizzi è una assassina, ma sicuramente sappiamo che è una assassina di galline. Quello, guarda, qui non ci piove. Io spero che dopo se la siano mangiati, almeno. Comunque, questa non è una chicca, così tanto per alleggerire un attimo la questione, che non è stata di certo leggera per Jessica Polizzi, perché su sta cazzo di gallina ci sono stati un sacco di tempo. Comunque, abbiamo delle dichiarazioni anche nuove, perché ovviamente adesso qua i programmi in TV sono andati a ripescare tutti i protagonisti di questa storia, anche i co-protagonisti, anche le comparse, tutti, e quindi hanno intervistato anche l'ex PM, quello che venne dopo Langioni, cioè quello che ha gestito il processo contro Jessica Polizzi, ok? Nel 2013. Questo ex magistrato riferisce delle cose veramente inquietanti, ovvero riferisce che nella polizia che stava facendo, nel corpo di polizia che stava facendo le indagini, giravano delle voci su Pieramaggio, delle voci molto molto diffamanti su Pieramaggio. Cioè, si diceva che Pieramaggio non era una donna specchiata. Dire che una donna non è specchiata in Sicilia, da quello che ho capito, significa che non era trasparente, cioè che aveva qualcosa da nascondere. Confermatemi che significa questo, o magari vuol dire qualcos'altro, ditemelo voi. Però sicuramente dicevano che non era una donna specchiata. Va bene, fatto sta che c'erano anche delle vocine che giravano riguardo alla famiglia di Pieramaggio, che diceva che erano con le mani in pasta degli affari loschi, che avevano qualcosa da nascondere. Cioè, quindi al posto di indagare su chi aveva rapito sta bambina, parlavano male della mamma di questa bambina. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro, veramente. Praticamente arrivavano anche degli esposti ai carabinieri, cioè c'era questa polizia che voleva gettare fango sulla figura di Pieramaggio e mandava degli esposti ai carabinieri, o comunque mandava queste voci, le faceva recapitare, insomma le faceva avere ai carabinieri queste vocine su Pieramaggio. E praticamente gli avevano fatto anche, gli avevano presentato un esposto di tutti gli illeciti di Pieramaggio. E infatti Pieramaggio dirà anche in una delle interviste che ha fatto qualche settimana fa, ha ripetuto che lei è stata rivoltata come un calzino, che praticamente le hanno cercato pure nelle mutande, nel senso che Anna Corona non vanno neanche a indagare dentro casa sua, ma lei gli apre la casa della vicina di casa e vanno dentro la casa della vicina di casa a fare la perquisizione. Genio, geni. E poi invece Anna Corona la rivoltano da cima e fondo, e scusatemi Anna Corona, scusate, la Pieramaggio, la mamma di Denise, viene rivoltata da cima a fondo. Pieramaggio dice appunto che è stata anche lei indagata tantissimo, rivoltata come un calzino, e addirittura quando le arriva della posta anonima, cioè quando non c'è le lettere anonime o insomma roba non firmata, viene ritirata, cioè nel senso viene controllata questa posta di Piera, non gli permettono di aprirla. Prima viene aperta dalle forze dell'ordine e poi dopo gli viene concessa, perché niente, perché gli devono guardare tutto prima loro. E ok, aspettate, c'è anche un altro pettegolezzo che girava centrale di polizia su Pieramaggio. Dicevano che c'era un video porno
girato da Piera Maggio e sua sorella, e che praticamente si passavano sto video porno dove ci dovevano essere Piera Maggio e sua sorella. In realtà erano due attrici porno che non c'entravano un cazzo, però intanto loro hanno sparso questa voce qui, così. A che pro? Cioè, anche fosse stato vero, a che pro? Cazzo ti frega, se la mamma della bambina scomparsa sulla quale stai indagando ha fatto un porno, che cazzo te ne frega? Cioè, stiamo perdendo tempo, stavano perdendo tempo in queste stronzate al posto che andare a guardare la fottuta casa di Anna Corona. Bravi, bravi, devo dire bravi, comunque, a posto. Cioè, a questo punto, poi, avevano fatto, c'è una specie di campagna diffamatoria nei confronti di Piera Maggio, non si capisce bene perché. Perché a un certo punto hanno detto che addirittura l'avvocato Frazzitta, cioè l'avvocato di Piera Maggio, aveva un contratto da 150.000 euro con Chi l'ha visto. Che è una bugia assurda, smentita poi, ovviamente, eccetera. Ma ci si chiede come mai ci fosse tutto questo impegno nella diffamazione di Piera Maggio. Cioè, quando di una cosa siamo sicuri, che è scomparsa sua figlia, e che, cioè, ok fare il controllino che magari non possa essere stata la madre stessa, perché quello si fa sempre, però, cioè, qua c'è un accanimento un po' esagerato. Tra l'altro Di Pisa, che è l'ex magistrato che indagò, vi ricordate, no? Quello che venne dopo Langioni, che indagò su questo caso, che portò a processo Jessica Pulizzi e che poi la assolve, perché comunque l'ha fatta assolvere. E, che cosa dice oggi? Dice, secondo me c'è di mezzo Anna Corona e Jessica Pulizzi, perché quelle due sono in grado di qualunque cosa. Oilà, cioè... L'hai fatta comunque assolvere. Cioè, io sono a conoscenza del fatto che questo Antonino Cinà era il medico personale. Quindi diciamo che il PM, che non ha fatto poi condannare Jessica, crede che lei abbia le mani sporche. Altra cosa che dice questo Di Pisa, dice che a lui gli puzza Pietro Pulizzi. Cioè, è l'unico che comincia a puntare il dito su Pietro Pulizzi. Io Pietro Pulizzi, sinceramente, raga, cioè, boh, lo guardo in faccia e vedo un uomo distrutto, che tra l'altro si è sposato con Piera Maggio ed è sempre al suo fianco, per quanto taciturno e timido, però raga, boh, cioè non ce lo vedo per niente, non lo so, poi questo sarà il mio sesto senso del cazzo, non ho sicuramente dei dati o delle prove a valorare questa mia opinione, ma sinceramente dubitare di Pietro Pulizzi mi sembra un po' tirato per i capelli, però... PM Angioni ha detto che era finita in una famiglia che voleva fare del male al Denise, ma qualcuno l'ha salvata. Sì, anche questa è l'idea dell'Angioni, ma qua stanno cominciando ad avere tutti la loro pista. A noi quello che interessa, diciamo, è la pista che battono gli inquirenti. E quindi adesso, al di là del uno pensa una cosa, ne penso un'altra, cerchiamo di mantenerci in rotta. E io direi che in questo momento stanno seguendo questa, innanzitutto la pista di Battista della Chiave, cioè del testimone, no, sordomuto, che ha visto probabilmente Anna Corona e Peppe della Chiave portare via Denise, e infatti sono loro due a essere indagati. Poi si sa che ci sono altri della famiglia allargata che sono indagati, quindi è possibile che ci sia di mezzo sia quell'Antonino Cinà che magari anche Claudio Corona, perché sono entrambe persone legate alla mafia siciliana locale. Ecco, questa è proprio la sintesi. Tra l'altro io vi vorrei dire in ultima istanza che ultimamente c'è un delirio per quanto riguarda gli avvistamenti su Denise. Pare che Denise venga avvistata più volte al giorno, tutti i giorni, e vi ricorderete l'ultimo avvistamento famoso, insomma, che ha avuto risonanza, era quello di Denisa, la ragazza rumena che di Scalea, no? Vi ricordate quella di qualche settimana fa, forse una o due settimane fa, che però lei è rumena, per quanto insomma la storia sua si chiama Denisa, aveva fatto dubitare su di lei. Lei continua a dire che è sicura di non essere lei, ha fatto vedere anche i documenti, ha fatto vedere delle sue foto da bambina. In ogni caso
Denise è stata tra l'altro molto carina, perché ha detto: io sono sicura di non essere Denise Pipitone, però siccome vedo questa madre, e la vicenda l'ho seguita da tanti anni che la seguo, so di questa storia, e la madre la vedo veramente distrutta, io il test del DNA lo faccio comunque, proprio per non voglio lasciare nessun dubbio alla madre, perché io sono sicura, ma voglio che lo sia anche lei. E quindi si è offerta di fare il test del DNA comunque. È stata veramente molto gentile Denise. All'inizio, oh raga, l'abbiamo vista abbastanza scocciata, perché l'hanno tenuta in interrogatorio 19 ore, braccia. Una certa ha detto proprio basta, lasciatemi in pace, non ne poteva più. Però comunque si sta rivelando molto molto disponibile. E ci sono ultimamente tantissimi avvistamenti. E il discorso è... si sta andando in isteria di massa, cioè stanno cominciando a vedere tutti Denise ovunque, perché a forza di propinarcela la sua faccia tutti i giorni in televisione la vediamo dappertutto, diciamo voglia di protagonismo, cioè della serie so che quella lì, no, la Denise comunque è apparsa in TV tantissime volte, ha avuto uno sbrozzo di follower sui social, cioè raga, anche queste cagate qua adesso sono come dire effetti collaterali, ma sono comunque cose che fanno gola, non so come dire, cioè sicuramente una che dice ah cazzo, quella lì somigliava un botto a Denise, l'è stata presa in considerazione come Denise, adesso è andata in TV un sacco di volte, è sempre insomma attorniata da giornalisti, e per di più ha preso uno sbrozzo di follower su Instagram, forse sono anch'io Denise. Non vorrei che si arrivasse anche a fare questi ragionamenti qua. Va bene raga, vado a studiare, quindi ciao, vi vubi tantissimo.